Buonasera, benvenuti alla puntata numero 26, nona di questa Magico. seconda edizione di Gempi di Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica. È una grande serata questa, siamo reduci dal Freddie Mercury Day del 24 novembre. Vi ringraziamo tutti per averci seguito così numerosi. Proseguiamo con le nostre dirette e torniamo alla nostra collocazione abituale di lunedì dalle 19 alle 20. Ci state seguendo su Facebook, YouTube e Twitch di GMTV. Per quello che riguarda questa edizione, ringraziamo Rockall che è partner. E siamo molto contenti di essere qui perché il 26 novembre è uscito l'MTV Unplugged dei Negrita, quindi un formato storico, il formato più storico e longevo di MTV. I Negrita hanno rivisitato i loro brani più famosi, ma non solo, in versione più intima e acustica, e ce ne parleranno con noi. È un concerto che loro hanno registrato all'Anfiteatro Romano di Arezzo e che quindi è stato pubblicato in versione fisica, CD e vinile, anche in digitale, da Polydor e Universal. E insomma, ci sarà tanto di cui parlare, davvero tanto di cui parlare, perché pensate un po', i Negrita, sì, loro sono qui con noi, Pau, Drigo e Mac. Ecco, li vedo anche Pau, adesso si sta connettendo. Ecco, buonasera ragazzi, ciao, come va? Ciao, tutto bene? Bene, Ciao. bene, dai, ciao. E Ma c'è anche. loro sono Come? assieme. Cioè, loro sono Sì? sulla Eh stessa stanza. sì, ti hanno All'ultimo momento escluso, sono uscito Paolo. dai problemi. Avevo Sì. detto che si collegavano da casa. Quindi connessione internet inesistente da Drigo. Ah, ok, ho capito. Infatti sono invertiti, vabbè, Drigo e Mac, questo per chi non lo sapesse, ma insomma sappiamo i nomi, sono. Avere i Adesso nomi sì. di sottopallo, dicevo per quello, solo per quello, perché sono così impareremo a riconoscervi. E dicevo, ci aiuta in questa prima parte della conversazione chi se non il direttore artistico di MTV e di VH1 in Italia, ma anche conduttore radiofonico, ma anche DJ, ma anche curatore della Milano Music Week, dal quale è reduce. Lo ringraziamo, Luca De Gennaro. Buonasera Luca, benvenuto. Ciao Ciao Luca. Luca. Luca, hai Non ti l'audio spento? sentiamo, aspetta. Attiva Vai. l'audio. No, non ti sentiamo ancora, Luca. Intuiamo che ci sei, aspetta, vai ora. Ok, proveremo tra un po' a ripristinare l'audio. Non ti sentiamo, ma tra un po' arriviamo e prova anche a uscire e rientrare. Qualcosa succederà. Luca, Luca E De Gennaro, comunque. Luca De Sì, Gennaro è un po' tutto, no? Come hai detto te, è un factotum, esatto, un po' tutto, tranne che tecnico tranne che audio. tecnico, esatto, sì. E quindi, insomma, ragazzi, è una bella occasione questa per proporre alcuni dei vostri brani, dicevo prima, in una versione intima, acustica, dicevo per un format storico, epico, poetico, insomma. L'MTV Unplugged evoca ricordi, ma è anche qualcosa di presente grazie a voi. Com'è nata quest'idea? Beh, l'idea è nata un bel po' di tempo fa, insomma, è nata praticamente se non sbaglio, sul finire del 2019, perché noi già lì eravamo in giro con questo tour acustico, perché il 2019 esattamente era l'anno del 25ennale, no? E quindi siamo partiti con questo tour in giro per tutti i teatri, prima teatri indoor al chiuso, poi ne sono seguite delle estive, insomma. E a un certo punto è intervenuta questa idea da parte di MTV, presumo, non so da dove esattamente sia partita, comunque noi è arrivata così, l'idea di rimettere in ballo questo format storico e di farlo in una nostra, per quanto riguarda i Negrita, di farlo in una nostra data già preventivata. Avevamo nel marzo del 2020 la seconda data al Teatro Dal Verme e quindi pensammo, giustamente, di fare l'MTV Unplugged in una venue che somigliasse vagamente, insomma, un po' al formato storico che in realtà si sviluppava dentro uno studio televisivo, no? Con il pubblico.
Quindi noi pensammo di subentrare in questo formato con un teatro invece che con uno studio di registrazione, con uno studio televisivo. Caso voluto che è arrivata la pandemia e tutto questo pacchetto di idee si è dovuto trasferire, diciamo, all'anno successivo, cioè il 2021. Nel 2021, però, quando abbiamo ripreso a suonare il nostro acustico, non era in previsione una tournée teatrale, ma bensì una tournée outdoor all'aperto. E quindi, assieme di comune accordo con Luca Di Gennaro e tutto MTV, abbiamo optato per non più su Milano, ma per una data, diciamo, a casa nostra, l'Anfiteatro Romano. E quindi, diciamo che c'è stata molta messa a punto perché volevamo comunque trasferire il sapore così, dell'immaginario dell'MTV Unplugged anche in una data all'aperto. Ci siamo riusciti, presumo, perché io mi sono visto su MTV anche su VH1 ieri, Siete riusciti, replica, confermo. e devo dire che l'effetto visivo è veramente bello e ricorda gli MTV Unplugged classici, ripeto, anche se siamo in tutt'altra venue. Sì, e volete aggiungere qualcosa, Mac, Drigo? Che emozione è stata per voi l'Unplugged? Beh, con Unplugged ci siamo cresciuti, sto parlando di Unplugged di MTV, con la serie proprio. Ricordo ancora adesso il momento in cui è uscito l'Unplugged di Nirvana, Unplugged di Clapton, Unplugged di Neil Young e anche in TV su MTV vedevi soprattutto questi videotratti una roba meravigliosa perché ritrovavi scoprivi una certa intimità musicale da artisti che magari erano abituati a esprimersi con un'energia poderosa e sentirli così nudi era come se suonassero in casa tua gli strumenti acustici. Questa intimità ha fatto uscire dalle canzoni stesse una nuova energia, un diverso tipo di energia e quindi è stata una roba stupenda poter essere anche noi, diciamo, marchiati da MTV Unplugged. Luca, chi meglio dei Negrita per l'MTV Unplugged? Sento un po' di eco, lo dico alla regia. Mi senti? Mi sentite adesso? Adesso sì, Sì. Ah, sento un ecco, po' meno male. tra l'altro. Meno male. No, l'eco è impossibile, questa è una stanza completamente silenziosa, cioè non dalla mia parte. Comunque, insomma, se mi sentite, dico. Sì, dicevamo come meglio dei Negrita per Ok. l'Unplugged. No, certo, è giusto, nel senso che, allora, MTV Unplugged, che ha una storia lunghissima, come sento che stavate dicendo, dal punto di vista del formato internazionale, deve avere una serie di caratteristiche, cioè chi arriva a fare un album MTV Unplugged, che poi ovviamente va di pari passo con una ripresa, quindi con una trasmissione televisiva del concerto acustico, intanto deve avere una storia da raccontare con le canzoni. E i Negrita ce l'hanno indubbiamente, insomma, MTV diciamo che è da più o meno in Italia è da un quarto di secolo che esiste. E il primo, lo ricordavamo ieri sera a cena insieme a Drigo, il primo evento di MTV Italia fu proprio con i Negrita dal vivo, nel 1996. Per cui voglio dire, abbiamo 25 anni di esperienze insieme da raccontare. I Negrita hanno repertorio, hanno canzoni che tra l'altro stanno benissimo anche in versione acustica, hanno appunto una storia in parallelo con MTV, per cui hai ragione, erano indubbiamente una scelta assolutamente naturale. È una, diciamo, un'idea che è venuta alla loro casa discografica, alla Polydor, e avevamo messo tutto a posto per fare una ripresa durante un loro concerto al Teatro Dal Verme di Milano. La data era il 28 febbraio 2020, cioè il giorno in cui il mondo si è fermato per un anno e mezzo. Per cui, anche se era tutto pronto, abbiamo dovuto fermarci, però alla prima occasione di ripresa abbiamo ricominciato a parlare e alla fine è venuto fuori, anche fortemente voluto da tutte le parti,
questo album che insomma ci riempie di fierezza perché appunto corona una storia di tanti anni insieme. Benissimo. Volevo chiedere anche come sono nati i brani, cioè come li avete riarrangiati, perché non sono solo in versione acustica, sono proprio rivisitati. Beh, c'è stata. Sono stati tanti, diciamo, i criteri seguiti. Sicuramente, diciamo, la scelta dei pezzi prima è ricaduta sulle canzoni, sulle hit, quindi le canzoni che il pubblico si aspetta di sentire ai concerti. Poi questo ci ha aiutato senz'altro a rompere il ghiaccio, perché appunto una band elettrica come la nostra non è automatico, insomma, che riesca a trovarsi a proprio agio immediatamente con degli strumenti acustici. Soprattutto per quello che magari può riguardare i brani più, così, più grintosi, più elettrici della nostra carriera. Però più ti addentri dentro a questo mondo, più veramente scopri un universo fatto di sfumature, fatto di delicatezza, fatto di intimità. Quindi a quel punto ti esalti proprio per questo aspetto e ecco che ti viene voglia magari di arrangiare determinate canzoni, il cui contenuto magari in determinate canzoni così realizzate così come sono negli album, magari era rimasto quasi sepolto. Quindi piano piano la scaletta si è fatta da sola, perché se per partire ci è voluto un po', poi dopo rotto il ghiaccio, appunto, ci capitava anche di riuscire ad arrangiare non solo un brano al giorno, ma anche due, tre. È diventata una cosa divertentissima. E la cosa si è evoluta anche durante i concerti, perché erano concerti in cui l'improvvisazione aveva davvero molto, molto spazio. Quindi, ed è questo anche che ci è sempre piaciuto nella carriera di altri artisti rock and roll, proprio la possibilità di offrire un concerto che ogni sera è qualcosa di diverso. Quindi, davvero, oltre ad essere un concerto gratificante, proprio per il fatto che per noi era una novità, quella di essere acustici, era anche un concerto che in qualche modo sera dopo sera ti cresceva. Un concerto finalmente svincolato da qualsiasi tipo di macchina, perché si sa che nella musica degli ultimi anni sei comunque aiutato da delle, aiutato, sono scelte artistiche di arrangiamento, ma spesso ci sono delle basi che suonano sotto con cose che magari non potresti suonare in diretta, mentre in questo caso qui è veramente un concerto svincolato da tutto. Cioè, partiamo un 1, 2, 3, 4 e finiamo. E in mezzo può succedere di tutto. La canzone può dilatarsi, può, appunto, come diceva Enrico, lasciare spazio a dell'improvvisazione. Anche Quindi non... la plug di Arezzo un po' ha questa, diciamo, quest'aspetto in cui l'improvvisazione, che è un momento in cui ci si lancia, e c'è anche la componente pericolo, rischio, insomma, però è quello che rende in qualche modo affascinante, magico, quando abbiamo davvero riascoltato i brani registrati in questo concerto di Arezzo. Sappiamo tradizionalmente che di solito c'è da ritoccare qualcosa in un live, invece stavolta siamo rimasti talmente soddisfatti anche proprio della novità generata quella sera dall'improvvisazione, che tutto è rimasto come è Come è stato stato suonato. suonato. E Molto questo MTV bello. mette senz'altro la sua magia. MTV Unplugged come format è capace di mettere proprio della magia propria, perché in qualche modo impone all'artista questa formula completamente, appunto, a spine staccate, ma in qualche modo gli offre un'opportunità di fare qualcosa che ha dei precedenti, appunto i nomi che abbiamo fatto prima, che sono straordinari. Quindi senz'altro MTV Unplugged mette il suo in questa cosa. Vi risuonano anche in maniera diversa adesso i brani, avete scoperto altre sfaccettature dei pezzi? Pau, chiedo anche a te magari cantandoli. Ah, guarda, innanzitutto da cantante ho notato tantissime differenze, nel senso che molti brani, per condirli così, diciamo, con un'atmosfera adeguata all'acustico o al semiacustico, chiamiamolo come vogliamo, sono stati cambiati di tonalità, quindi sono stati abbassati. Cioè, dove
dove magari in alcuni brani io cantavo molto più acuto, così il fatto di abbassarli e quindi andare a sfruttare le armoniche che si hanno naturali, insomma, è stato per me un pregio enorme, perché anche, diciamo, forte dell'esperienza di Rick Rubin con Johnny Cash, ad esempio, in tutti i dischi americani, viene fuori più la canzone. Poi il fatto che non ci sia questo ingombro enorme di elettricità, di distorsione, o insomma di paccata che ti arriva dagli amplificatori, ecco, questo fa sì che venga fuori la composizione molto di più. Viene fuori la composizione, la melodia e di conseguenza anche le parole. Ho trovato uno spazio più intimo, anche più privato, se vuoi, da poter cantare sul microfono e far sì che, insomma, il mio ruolo classico da sempre, dagli anni 90, di cantante rock, insomma, o giù di lì, rock, pop, quello che vuoi, sia mutato con questo atteggiamento completamente sonoro, completamente diverso. E questo è un pregio importante. Una cosa però mi viene da sottolineare, mi aggancia a quello che ha detto prima Drigo, cioè noi veramente quando siamo andati ad arrangiare i pezzi, a parte una prima fase, poi avevamo anche l'esperienza del 2013 dove facemmo anche lì una teatrale, ma era, diciamo, di studio, questa è più completa. Mi sto perdendo cosa aveva detto. Aveva detto una cosa interessante, ecco, che in un giorno riuscivamo a comporre più di un pezzo, ad arrangiare più di un pezzo, a comporre. E questa cosa è, secondo me, una lezione di vita che dovremmo imparare noi Negrita, perché l'atteggiamento di mettersi antico, quasi di mettersi a gemmare tutti assieme, magari io mi sto riferendo a pezzi nuovi, no? Nel futuro magari faremo dei pezzi, invece che buttare lì subito questa aggressività che magari ci viene anche naturale quando arrangiamo elettrici, secondo me prendere in mano i pezzi con un'attitudine così acustica potrebbe giovare moltissimo allo studio e all'approfondimento di determinati arrangiamenti. Cioè, questa è un'esperienza che secondo me non deve esaurirsi nell'MTV Unplugged o insomma nei concerti semiacustici nostri. Dovremmo trarne lezione e utilizzarlo anche prossimamente nel primo approccio alle canzoni, perché la canzone chitarra e voce è una formula che ha rivoluzionato il mondo, lo ha proprio modificato nei decenni passati, e questa cosa non si può scordare. Oggigiorno siamo abituati a farsi venire l'idea davanti a uno schermo di un computer. Ecco, io penso che potrebbe essere anche ora, per una band come noi, di dimenticarsi questa modernità una volta tanto e arrivarci magari in un secondo momento. Bel proposito. È un live che abbiamo potuto anche vedere in questi giorni su MTV e VH1, Luca De Gennaro. È anche molto bello proprio da vedere, e ti chiedo intanto se lo riproporrete nei prossimi giorni o presto, perché insomma anche lì si nota proprio questa intimità. Cin cin, Pao. e quindi insomma ti chiedevo appunto se lo possiamo rivedere, e perché è bello anche proprio vedere le sensazioni, vedere loro anche tutto quello che descrivevano di questo live che avete trasmesso voi come MTV e VH1. Sì, mi sentite bene adesso senza eco? Sì, siamo a posto. Sì, no, meno sì. Male. Abbiamo trovato il tecnico audio del Negrita, è venuto a mettere a posto tutti i... Grande. Sì, certo che lo riproporremo, non so ancora quando, perché siamo reduci da un weekend in cui l'abbiamo trasmesso su diversi canali, sì, diverse volte, quel weekend del lancio. Però certamente sì, cioè, sono contenuti preziosi. Questi, e così come abbiamo fatto per tanti Unplugged, nel senso che prima ne citavate diversi, ce ne sono di assolutamente storici che rimangono sempre nell'archivio di MTV. In Italia in realtà in tutti questi anni ne abbiamo fatti in tutto 4, di cui 2 quest'anno, uno con i Negrita e l'altro con Arcomi, che tra l'altro è un artista presente nell'Unplugged dei Negrita come ospite. Nel passato ne avevamo fatto uno con Giorgia, che fu un enorme successo nel 2005,
dal punto di vista commerciale, e poi uno due anni dopo con Alex Britti. Quindi sono, come dicevo prima, tutti artisti che comunque hanno qualcosa da dire. È vero che Ercomi è un artista giovane, quindi con un repertorio più ristretto nel tempo, però in quel caso ha voluto provare se stesso come musicista vero, con una band vera, con strumenti veri. Quindi, per tornare a quello che diceva Pau, è vero che l'Unplugged fa un po' questo effetto, cioè fa venire voglia anche agli artisti di spolpare la canzone e di far sentire le canzoni suonate nella loro interezza, senza artifici, no? Cioè, Unplugged vuol dire quello, non vuol dire solo acustico, vuol dire anche proprio vero dal punto di vista della proposta musicale. Lo vedete adesso, insomma, la scenografia del concerto di Arezzo che è stato ripreso è assolutamente rispettosa di quelle caratteristiche di tutti gli MTV Unplugged, che sono proprio la voglia di ricreare un'atmosfera intima, con tappeti, con lampadari, come se fosse una cosa fatta per pochi intimi in un ambiente ristretto. In questo caso la sfida era quella di portare l'Unplugged all'aperto, che non è una cosa che è successa tante volte. Di solito gli MTV Unplugged sono sempre stati ripresi in studi televisivi con un pubblico limitato, anche nel caso appunto di quelli precedenti che dicevo prima, degli italiani, di Giorgio e di Britti. In questo caso la sfida era quella di far diventare un concerto grande, cioè un concerto estivo in un'arena come il Teatro Romano di Arezzo, qualcosa che comunque trasmettesse intimità anche a un pubblico vasto che era appunto lì all'aperto. Abbiamo visto delle foto dell'Unplugged che sono di Michele Piazza, e chiedo alla regia di vedere anche la foto con Ercomi, che ha citato adesso Luca De Gennaro, perché quella è una foto del live di Milano, in questo caso di Rotolando verso Sud, perché Ercomi è ospite in questo brano nel live di Milano, e ricordo che da oggi è disponibile sul canale YouTube dei Negrita proprio il video tratto dall'Unplugged con Ercomi di Rotolando verso Sud. Questo anche per chiedervi ovviamente degli ospiti, abbiamo detto Ercomi, però ci sono anche Piero Pelù e Manuel Agnelli che a un certo punto salgono sul palco per cantare con voi. Ercomi è la vostra Rotolando verso Sud, però con Manuel e Piero avete fatto pezzi dei loro gruppi, è un omaggio a loro? Ma guarda, abbiamo fatto, in realtà con Piero abbiamo fatto solo Il Diavolo. E, quindi è un omaggio ai Litfiba, no? Nel senso che sì, comunque Litfiba intanto sono fiorentini, sono nati nei primissimi anni 80, per noi Sbarbatelli, che noi abbiamo, come dire, qualche anno in meno, siamo la generazione successiva, per noi Sbarbati, dicevo, i Litfiba sono stati un punto importantissimo da seguire, insomma, un esempio incredibile, perché comunque venendo dall'underground piano piano si sono fatti strada, sono entrati in una major e hanno avuto un successo enorme. Voglio dire, una band rock italiana non si era mai vista, una band come Litfiba, che prendevano la canzone italiana e la buttavano via completamente, e al posto della canzone inserivano dei brani, dei pezzi, che erano macchiati, diciamo, con dei crossover impressionanti, dalla musica latina, la musica orientale, arrivando addirittura a definirsi anni dopo, quando rimasero Piero e Ghigo, se non sbaglio, rock mediterraneo o qualcosa del genere. Ecco, però sentire già dal primo disco, che era Desaparecido, un brano come Istanbul, ad esempio, per noi fu uno shock, perché capimmo che potevamo pretendere di fare un certo tipo di musica completamente svincolata dal mainstream che ci aveva in qualche modo cresciuto, quindi il pop più becero, quello veramente da evitare, ma anche i cantatori o le band, diciamo, degli anni 60-70, che però molto spesso si appoggiavano alla musica prog, a un certo tipo di rock che comunque per noi era obsoleto. Cioè, noi siamo una generazione che è nata, diciamo, in epoca post-punk, quindi il punk c'era già stato, e sentire certe cose, diciamo, di rock progressive a noi non affascinavano un granché. Il tema invece, anche loro, gruppo post-punk in piena ondata new wave e dark, così,
tirarono fuori un formato che a noi impressionò. Quindi per questo ad Arezzo abbiamo voluto fare con Piero un tributo a quella band. Se poi vogliamo parlare di Manuel, io faccio parlare volentieri Mac e Drigo. Prego. Beh, Manuel, intanto abbiamo la stessa età anagrafica artistica, ci siamo conosciuti che entrambi le band muovevano i primi passi e ci siamo sempre, cioè non abbiamo mai trovato il momento giusto per collaborare. Questa è stata la prima volta che siamo riusciti a fare una cosa insieme, nonostante erano anni che ogni volta che ci incontravamo ce lo proponevamo, e beh, è stato stupendo averlo proprio per questa occasione, in modo da poterlo addirittura fermare all'interno di un disco del concerto filmato. Abbiamo scelto di fare una canzone degli After Hours, un pezzo che non è noi tutti Negrita abbiamo sempre adorato, perché è una canzone stupenda. Non nascondo un minimo di invidia dalla prima volta che l'ho sentita, perché è una canzone che mi sarebbe tanto piaciuto averla scritta a noi, da quanto è bella veramente. E quindi niente, ci siamo trovati su quel palco, l'abbiamo arrangiata durante il soundcheck e ci siamo visti il giorno stesso del concerto, l'abbiamo provata. No, in realtà i pezzi fatti con gli ospiti li provavamo nei concerti immediatamente precedenti a quello di Arezzo. Ha buttato giù delle basi, poi come dice Cesare, il pomeriggio stesso di Arezzo, quando sono arrivati Piero e Emanuel, abbiamo fatto le prove sul palco modificando delle cosette. Con Manuel, tra l'altro, cosa che non è finita sull'MTV Unplugged, ma sul CD, diciamo, del concerto integrale, abbiamo fatto anche, su proposta sua, Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, e devo dire che è avuta una versione strepitosa, e non la vedremo sull'MTV Unplugged, ma avremo la possibilità di vederla nel CD Deluxe, non so come chiamarlo, insomma. Versione integrale, finalmente una volta in italiano, non in latino, non in inglese. Bene, vedo che si sta unendo a noi la nostra conversazione. Ezio Guintamacchi, buonasera Ezio. Ciao. Buonasera, vengo dalle montagne tra Varese e la Svizzera, un freddo porco. Funghi abbiamo, Ezio? E una volta avresti detto vengo dalla Highway 61, tra Tucson, capito? Invece Carlo adesso la rese. Una volta io e te parlavamo di figa e di Jimi Hendrix, adesso scegli tu gli argomenti, ma voglio fare tre domande. No, saluto tutti in primo luogo. Siete nelle mani sapienti di Leonardo. Faccio tre domande al volo, poi me ne vado. Numero uno, che chitarre avete usato? Numero 2, Pau, hai modificato il tuo modo di cantare? Numero 3, Luca, ci sono altri, che tu sappia, altri MTV Unplugged internazionali in cantiere? Parti tu, Luca. Allora, parti tu. Luca. Partiamo dalle chitarre. Sì, ce n'è un altro che è stato registrato in Inghilterra pochi giorni fa, ma sai che non so se ancora te lo posso dire, perché mi sa che è una sorta di segreto industriale. Però diciamo che recentemente l'ultimo che mi ricordo che è uscito proprio come album è stato quello di Liam Gallagher un paio d'anni fa, che tra l'altro è andato al numero uno in classifica in Inghilterra. Adesso ne è stato... Sì, permettimi di non dirtelo, perché rischio, perché stai lavorando per una multinazionale, magari dico qualcosa di troppo, però... Pochi giorni fa, ma tipo veramente lo scorso weekend, a Londra ne hanno registrato uno e poi ne è previsto un altro di alto profilo in America nei prossimi mesi, ma insomma ve lo dirò quando... Non posso mai dire le cose, no, giustamente, prima dei comunicati ufficiali. Sono belle notizie, perché ormai cosa c'ha? Più di 30 anni il format, giusto? Ah beh, sì, mi pare 88 il primo, credo. È stata una cosa del genere. Bene, credo che fossero gli Squeeze i primi a fare... Sì. L'ho letto oggi proprio prima della diretta. Parliamo di cose serie, le chitarre.
Da Rezio, non si, da, siamo due appassionati di chitarre, ovviamente, ma anche di musica rock, quindi non si esce dai soliti nomi, Gibson e Martin per quello che riguarda le acustiche. Io qua e là ho usato l'elettrica e ho usato Stratocaster e Gibson No, no, SG. ma andiamo C'è sul tutta dettaglio. una ricerca, Addirittura. sulle acustiche c'è tutta una ricerca che è cominciata molti anni fa. I modelli, voglio sapere i modelli, non in generale, perché uno dice Porsche, Ferrari, Carlo, per dico. quanto mi riguarda, dopo ti dice Drigo, io ho due Martin 0018, una del 45 e una del 54. Poi una Gibson Southern Jumbo, che sarebbe una J45, come un pochino più rifinita, che è una chitarra del 57. E poi una J200 un po' più moderna, che è del 97, che fa sempre il suo porco ruolo. E quando è che ci vediamo personale insieme? Quando vuoi. Bene. È da un po' che non ci Quando i vediamo. Se carri vedo un vino, delle arriviamo chitarre subito. saranno disponibili. Ok. Senti, invece Paolo, hai modificato il tuo, non so se avevi già, ti avevano già fatto Sì, questa domanda. l'avevo appena finito di dire. Sì, l'ho modificato, te lo ripeto brevemente. Modificato perché abbiamo abbassato le tonalità per dare più profondità alla musica, ma anche alla voce. Quindi sfruttare le armoniche basse che sono in realtà. Io non ho capito un cazzo dalla vita, Ezio. Cioè, per decenni ho cantato, come si dice ad Arezzo in gergo, come un gatto a stretto all'uscio, cioè strillando, non avendo capito che la mia conformazione naturale non lo permetteva. Quindi io, negli anni, piano, insomma, ultimamente, negli ultimi 10 anni, ho capito tante più cose. Sono un po' di coccio, evidentemente, perché ci ho messo molto, però io sono un basso baritono e quindi, diciamo, sarei più, per fare un esempio banale, sarei più tagliato per fare il crooner, cioè per fare il cantante confidenziale, come si diceva negli anni 60 in Italia, piuttosto che cavolo ne so, Robert Plant, ecco. Quindi questa cosa, una volta capita, è un'arma. Un arco con 3.000 frecce in più, insomma, che hai in mano, no? Ed è una cosa che voglio assolutamente sfruttare nel futuro. Dicevamo prima che gli arrangiamenti che abbiamo creato sono una scuola di musicale che dovremmo affrontare, cioè, come dire, riaffrontare anche con i pezzi inediti, ma anche la scelta delle tonalità e quindi un certo cantato più profondo. Potrebbe avere sicuramente un esito migliore per le mie voci registrate, anzi, ne sono sicurissimo. Quindi No, già ma mi sono la cosa che. scordato, ragazzi, di fare pezzi alti. Guarda, la cosa che hai detto dell'abbassamento di tono delle canzoni, proprio ne parlavo adesso, vi svelo, ero in quei posti bellissimi tra la Svizzera e Varese a casa di Angelo Branduardi, che proprio parlavamo del fatto che lui ha abbassato la tonalità delle sue canzoni. Superata diciamo una certa età, e visto che hai citato Robert Plant, anche Robert Plant, anche nelle, diciamo, quando fa queste versioni strane, no? Con Alison Krauss, con gli altri che rifà i pezzi degli Zeppelin, li fa almeno 1/2 toni sotto. E Questo. vi ricordo anche Cat Stevens disse proprio pubblicamente durante il concerto: non preoccupatevi se magari all'inizio non la riconoscete la canzone, ma ho abbassato il tono della canzone. Questo Ezio, spesso diciamo, i cantanti con un grosso background alle spalle, quindi con molti decenni alle spalle, lo fanno perché è la voce che si abbassa, invecchiando ovviamente certe note non ci arrivi più. Ma il problema mio è che io non ci sono mai arrivato, invece, nel senso, io mi sono sempre spaccato la voce, tanto da aver fatto l'abbonamento con la Ventelan, che mi ha sempre aiutato a riconquistare la voce il giorno successivo. Però, diciamo, questa è una conquista per me proprio culturale. Nel senso che non è una questione di abbassamento naturale perché ho superato i 50 anni, è proprio che io ho sempre avuto questa altezza sonora o questa bassezza sonora, diciamo così, che invece non ho mai sfruttato, ma molto per ignoranza o perché c'è sempre stata un'attitudine piuttosto punk, no? Da questo punto di vista per avvicinarsi al cantato, e sono sempre stato
molto istintivo e forse ci ho ragionato, o ci abbiamo, insomma, tutti, compreso il resto della band, anche Fabrizio Barbacci, che è il produttore, ecco, se avessimo forse qualche anno fa affrontato con più intelligenza questo argomento, probabilmente sarebbero uscite canzoni diverse, dove la voce sarebbe arrivata più dritta in faccia, ecco. E ti vedo sempre nel tuo studio con tutti i tuoi dipinti, siccome l'ultima volta che ci siamo visti era alla tua bellissima mostra di quadri, continui a dipingere, o è stato una pausa da lockdown? No, diciamo, è stato l'inizio, il lockdown mi ha dato il là e adesso sto facendo le mie melodie, diciamo, disegnate. Ma sai, questa è la mia stanza, l'unica stanza che ho a disposizione in casa, e quindi è la stanza per dipingere, per disegnare e per fare musica. Quindi mi troverai sempre qui, anche quando abbiamo fatto, cos'era, in primavera l'altro collegamento, sì. De Gregori, sì. Insomma, parlo sempre da qui, dalla mia stanza non ovale. Vabbè, io vi ringrazio, vi lascio, vi saluto. Ciao. Luca, cerchiamo di riprendere i discorsi di una volta. Di una volta. Esatto. Prima Highway 61. Esatto, bravo. Vabbè, ciao Leo, vai avanti tu allora. Io mi metto nel backstage. Una volta potresti pubblicare i dialoghi tra Guaitamacchi e De Gennaro. Sì. Magari. Però sai che è musica, mi piacerebbe leggerli. No, invece si capisce che l'album dei Negrita è pubblicato anche in vinile, perché dietro nello studio di Paolo vedete che c'è una pressa che fa i vinili uno per uno. Ah, ecco. E lui viene fuori un vinile, uno, lo mette nella copertina, che uno per uno, vinili artigianali. Incisi a mano. Bene, bene. Sì, ho anche craccato il bollino della SIAE, diciamo, fatto dorato invece di argento. Vedo che c'erano anche delle domande da parte del pubblico che ci sta seguendo, chiedo di rimandarle in onda. Ecco, Lucilla ci chiede: perché non c'è bambole? Tutti non ce li possiamo mettere dentro un concerto. Bambole. Ci sono altre scuse eccellenti, ovviamente, però è un concerto. Non so, avete dovuto scegliere anche da questo punto di vista? Ma noi eravamo ben consapevoli che qualche pezzo importante sarebbe rimasto fuori. Bambole, tutto sommato, è quasi sempre presente nei concerti elettrici. E poi ha una reprise che appunto il pubblico conosce bene, che dà la possibilità a tutti di saltare. Beh, veramente raggiunge un climax emotivo quel pezzo, quando lo suoniamo dal vivo, che fa la differenza all'interno di un concerto e anche all'interno della carriera nostra di concerti. È davvero un momento speciale. Quel brano là, forse acustico, non è che l'abbiamo scartato, non ci è venuto in mente perché avevamo voglia di dedicare spazio anche a brani che in realtà durante appunto tutta la nostra carriera elettrica, dei concerti elettrici, magari erano rimasti fuori. Tutti è impossibile. Sì, volevo chiamare anche il prossimo ospite che era stato già annunciato nella nostra diretta e che è un giornalista e amico del gruppo e che in qualche modo dà il cambio anche, se vogliamo, a Luca De Gennaro. Non so se è presente nel backstage, sapevo che c'era, eccolo, vedo che sta collegando. Esatto, Luca Garrò. Ciao Luca, bentornato. Ciao Luca. Tu dal Freddy Mercury Day con noi il 24 novembre, nostra diretta di qualche giorno fa, e adesso bentornato. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Da amico mi sembra troppo del gruppo. Io mi rifiuto di considerarlo amico. Io, scusate, devo assentare perché ho l'aspiratore, perché sto fumando come un turco. Ho l'aspiratore che non mi funziona, lo rimetto in moto e torno. Va bene, va bene, tanto siamo qui. Nel frattempo ci diamo il cambio tra uno che si chiama Luca e un altro che si chiama Luca. Certo. Luca De Gennaro, che ne hai bisogno, Luca De Gennaro. Luca De Gennaro, l'ultima cosa,
Ti volevo chiedere, prima si parlava di live internazionali, ci sono anche dei live italiani che avete in programma con MTV Unplugged, o non si può dire anche questo? No, per il momento no, nel senso Ah, che ok. ci sono vari, diciamo che il progetto dei Negrita ha risvegliato un po' l'attenzione verso il formato Sì. Unplugged anche di altri artisti, case discografiche, per cui delle proposte ci sono e delle chiacchierate, dei discorsi ci sono. Non c'è niente di previsto a breve, nel senso che non abbiamo una data, un artista, un progetto concreto, però indubbiamente se ne sta riparlando, e questo grazie anche alla nascita del progetto MTV Unplugged Negrita. Quindi non è escluso che nel futuro, non immediato, ci possano essere auspicabilmente altri progetti. Bene, Luca De Gennaro, grazie. Grazie a Grazie tutti, ancora per ragazzi. aver Ciao partecipato. Alla Luca. prossima. Ciao, ciao, Ciao ciao, ciao a Luca. tutti. Ciao. Ciao Luca, Ah. grazie. C'era sicuramente una domanda del pubblico che volevo riproporre, poi dopo parliamo anche con Luca Garro che ci ha raggiunto da poco. Quella su Mona Obbligatorio? Lisa. È obbligatorio parlare con Luca Sì, Garrò. beh, sì. Perché non provate, Paolo ci chiede, perché non provate a fare versioni acustiche con musicisti anche orchestrali allargando il respiro? Quella. Avete pensato? No, non ci abbiamo pensato, nel senso, è ovvio che la testa ci va in automatico ad allargare, no, il palcoscenico con altri strumenti, cioè è ovvio che sarebbe stato bello avere un quartetto d'archi o un quartetto di ottoni. Ad Arezzo, avendo gli ospiti, abbiamo implementato di un posto, diciamo, il palco, perché abbiamo richiamato il nostro percussionista storico, Itagliata De Sá, che è un brasiliano di Salvador de Bahia, ma che vive in Italia da un tot di anni, che ha suonato con noi, se non erro, almeno 8 anni, insomma. Quindi non era mai stato coinvolto, però, se non sbaglio, anzi, non sbaglio, non era mai stato coinvolto con l'attitudine dell'Unplugged, cioè sempre quando abbiamo fatto tournée elettriche. Dovevamo fare Sympathy for the Devil, come dicevo prima, con Manuel e il Diablo. Quindi abbiamo pensato di chiamarlo. Poi, ovviamente, ha suonato anche quei pezzi che aveva suonato in studio, ad esempio Radio Conga o Rotolando verso Sud. Non mi ricordo bene adesso in quanti pezzi ha suonato ad Arezzo, ma insomma, è ovvio che appena arriva una novità, noi siamo molto curiosi, ricettivi, e quindi avere un percussionista per noi è già un allargamento importante, insomma, perché raddoppi la sezione ritmica, cioè oltre a Cristiano alla batteria si aggiunge anche una percussione. È ovvio che sarebbe meraviglioso fare, che caso ne so, Taormina. Qualcuno ha scritto il teatro di Taormina, il teatro greco di Taormina. Sarebbe meraviglioso farlo con un'orchestra, dato che c'è la buca dell'orchestra, però insomma sarebbe stato bellissimo anche fare, che ne so, un concerto chiamando il nostro amico Roy Paci, e fare ad esempio, che ne so, una decina di brani arrangiati con l'ausilio dei fiati, degli ottoni, ma nel senso, non sempre si può far tutto, insomma, dobbiamo sempre calcolare che a ogni mossa corrisponde una spesa. Oggigiorno è ancora più presente questo fatto, no? Insomma, per ottenere certi risultati hai bisogno di budget molto, molto importanti. Sì. Ci sono altre domande. Volevo prima far parlare Luca, poi questa di Ale la recuperiamo dopo. Luca, tu, insomma, spiegaci. Dicevi amico è troppo, ma insomma, come li conosci da un po' loro, no? Spiegaci, cosa ci fai qui in trasmissione con noi? Cosa ci fai? Cosa vuoi? Grazie Leonardo, perché sennò parla solo Paolo, come sempre. Te devi No, scrivere. vabbè, io devo scrivere. Vabbè, no, vabbè, sì, in effetti si può dire che siamo amici, probabilmente, ormai. Sei un pirla. noi... No, ci si vuole bene, sicuramente. Noi ci siamo conosciuti ormai, cioè, 2015 più o meno, sì, perché era per 9, per l'uscita di 9. Che non era ancora uscito, anzi, forse non era neanche del tutto finito. E io sono andato da loro abbastanza timoroso,
perché ancora non li conoscevo. Dopo col senno di poi, non so neanche perché cazzo fossi Cesare, ma perché sei rimasto appiccicato addosso questo tipo adesivo? Non si sa. Era Ma forse, timoroso di vabbè, noi, aveva paura di noi. perché li picchiate i giornalisti, quindi vabbè, no, in realtà mi sono trovato in questa situazione dopo 30 secondi, tipo, avevo già capito che il timore era inutile, e dopo 5 minuti ci eravamo scambiati i numeri di telefono e si è detto, vabbè, dai, sentiamoci, poi da lì sono passati quel paio d'anni più o meno dove ci si sentiva e si vedeva e poi dopo abbiamo anche cominciato insomma a collaborare perché insomma se di collaborare poi so già che loro vedo già i loro volti che dicono lavorare è un'altra cosa chiaramente ma sono io il primo che posso dirlo a loro perché io qualche volta nella vita ho lavorato invece loro A ben poco parte aneddoti evito personali, qualsiasi commento Leonardo va no, bene, Leonardo la cosa su cui si è formata l'amicizia è sempre stata cioè io sono l'agnello sacrificale loro perché praticamente io arrivo e loro sfogano tutte le loro frustrazioni appena varco la soglia iniziano a insultarmi a buoni toscani io sono la spalla ideale perché me li prendo tutti però ho imparato anche a reagire come stanno bene ogni tanto rimangono stupiti delle mie risposte. Scarsi risultati, aggiungerei. Ma invece se domande o domanda che avresti tu da giornalista a loro, magari dopo aver ascoltato l'Unplugged, co cosa chiederesti il Luca di Garro giornalista in Negrita adesso? Ah, quindi devo tornare al Domanda. 2015. Vabbè, intanto ho messo una maglietta di Nirvana per far vedere chi è che ha fatto un Unplugged di un certo livello. Quindi non come le persone con cui sto parlando. Aspetta, guarda. Ah, ecco. Perché non avevo una Siccome di ci si Clash, vuole bene, guarda. ma io guarda, da chiedere, no, in realtà io penso che se, cioè, se non l'avessero fatto in Negrita, ma, cioè, chi mai? Io sono convinto che oggi, ma non solo oggi, da un po' di tempo comunque in Italia ci sono pochi gruppi come Negrita dal vivo. Io ho portato tantissima gente a vedere Negrita che non li aveva mai visti e che magari aveva pure qualche pregiudizio, se vogliamo, anche perché chi non può, chi non ha pregiudizi su Negrita, diciamo. Quindi, però devo dire che tutti quelli che ho portato sono tornati. Tutte le volte dopo sono tornato a vederli perché comunque sia è veramente adesso poi sembra che sia una paraculata ma non No. c'è niente da farmi no devo dire che comunque vabbè, quando dicono sono i Rolling Stones italiani io non lo dirò mai perché mi vergognerei di dirlo però sono dal vivo io credo che ci sia Grandissimo. pochissime cose come loro. E lo dico Sì. proprio, lo dico da giornalista, non da quello che si fa insultare alle cene. Leggiamo qualche domanda, visto che ne scorrevano un po', chiedo alla regia di rimandarcele qualcuna. Chi vi ha ispirato nella vostra carriera? Beh, dice Elena. Paolo, prima dicevamo i Litfiba, insomma, sicuramente tramite Sono loro avete tantissimi. sentito, però Tantissimi sono qui cambiate possiamo le stare idee. fino a domani. Infatti. Come? Ma, io penso che, non lo so, cioè, è una domanda troppo vasta per poter rispondere, insomma, in maniera Sì. esaustiva. Cioè, abbiamo avuto una quantità di ispirazioni. Ci chiamiamo Negrita per i Rolling Stones. Luca parlava di Rolling Stones. Negrita. Non si vuole paragonare a loro perché penso che voleva prenderci in giro, ma devo dire che, nonostante io li adori alla follia, noi suoniamo meglio. Ecco, diciamo. Diciamolo, insomma, li ho visti a Lucca,
devo dire che fu un inizio concerto drammatico, pur amandoli andai via prima dei Bis, perché non no. sopportavo più il loro modo di... Non era la prima volta che li vedevo, a Lucca suonarono veramente male. Ci sono un paio delle band che a volte suonano in maniera magistrale e possono veramente insegnare a tutti, tipo Rolling Stones, e altre volte invece fanno dei concerti brutti. Queste due, le due che mi vengono in mente, appunto, a parte Rolling Stones, sono i Peppers, i Red Hot Chili Peppers. Io ho assistito a dei concerti magistrali, a dei concerti bruttissimi. Noi almeno abbiamo uno standard migliore, diciamo, una media migliore. Ci chiedevano, Stefania, riproponiamo la domanda in sovrimpressione: perché non fate uscire un singolo facendo la vostra bellissima versione di Monna Lisa di Graziani? Forse non l'abbiamo neanche mai detta questa cosa, ma noi con questo brano abbiamo vinto il primo concorso a cui abbiamo partecipato come band, ma ci eravamo messi insieme da pochi giorni. E ci siamo presentati ad un concerto qua nella provincia di Arezzo e presentavamo appunto questo pezzo qua, che appunto ci fece vincere, e la vittoria consisteva in un buono da spendere in un negozio di strumenti da spendere musicali. In un negozio, era, se non sbaglio, era 1,5 milioni di lire, sì. E poi ci in siamo divisi di lire, 1,5 milioni di lire, sì. In un negozio di strumenti musicali, gli strumenti musicali. Ah, okay. Sì, ci sì. siamo divisi okay. Ci siamo divisi appunto il premio, ci siamo comprati cose che poi dopo sono state... Io ho comprato un amplificatore che poi è stato, diciamo, uno dei miei amplificatori preferiti per tantissimi anni, ad esempio. Quindi Monna Lisa, siamo legati a questo pezzo un po' come siamo legati alla nostra nascita. Tra l'altro, pare che Ivan Graziani avesse espresso la volontà, il desiderio di produrre il nostro primo album. Non ricordo bene. Sì, ce lo facevo... Devo dire una cosa, se non sbaglio, noi una versione acustica di Monna Lisa l'abbiamo fatta, la sì. facemmo, correggetemi se sbaglio, la facemmo in una diretta con Fazio. Mm-hmm. A che tempo che fa? Me la ricordo anch'io. Forse. 4-5 anni fa, eravamo in diretta dagli Uffizi di Firenze, facemmo un pezzo, se non sbaglio, Monna Lisa, perché ovviamente il riferimento alla Gioconda, suonavamo da un museo, non dal Louvre, ma dagli Uffizi e quella volta eravamo in acustico, no? Più o meno. Sì. Agli Uffizi facemmo il gioco, a Faenza facemmo Monna Lisa. Ah, giusto, a Faenza, perché facemmo due ospitate da Fazio e una volta eseguimmo Monna Lisa in acustico. Sì, bellissimo però, brano. Però quando siamo stati agli Uffizi ci siamo comunque anche noi rubati un Leonardo, un dipinto di Leonardo. Un dipinto di Leonardo Poglieri, però. Ah, di poco valore, quindi l'avrete cestinato, credo. Allora non se ne sono accorti. Magari ti aumenta il coefficiente con questa notizia adesso. Questo Leonardo è il livello delle loro battute. No, ma Luca, vengo là. Quindi... Luca, vengo là, sei a 40 minuti da casa mia, sto per arrivare. Va bene. Luca. Dicci qualcosa, raccontaci qualcosa. Ma cosa ridi? Vista la tua situazione non c'è un cazzo da ridere. Raccontaci un aneddoto personale, uno magari, che si può raccontare. Un aneddoto personale? Ma quelli che si possono raccontare, vediamo. Stai ben attento a quello stai che... Stai ben attento. Tu Enzo Gentile, state ben attenti. Come? No, ha detto Adrigo, anche Enzo Gentile deve stare molto attento agli aneddoti. Ma fammene venire in mente... No, guarda, allora, se rimaniamo sull'Unplugged, io sì. Vabbè, ero lì ah, e... Ed era un po' che non vedevo i Negrita, e anche perché negli anni prima li avevo visti veramente in tutte le salse, quindi mi ero anche un pochino... il Covid in questo senso mi ha aiutato, perché... Ma è bello invitare un amico che ti dia nido, me li sono rigoduti e devo dire che
era tanto che non che comunque con loro anche nel backstage, comunque anche lì non stavo, non respiravo un... Perché la cosa bella di Negrita è quella che sembra sempre di stare veramente in famiglia, è banale, è proprio qualcosa di, cioè tu non li vedi per una vita, poi li rincontri ed è come davvero se fosse stato un secondo prima, e credo che questo concerto riesca a rendere molto bene quello che sono i Negrita, e quello che probabilmente erano anche nel 94 quando io avevo solo 14 anni, e magari andavo a vederli, no, da fan, cosa che chiaramente poi non sono più dopo averli conosciuti, e devo dire che è stato un po' così, domani, un po' come tornare adolescente. Domani iniziano i provini di Zelig, ti consiglio di provarci. Ah. Comunque, siamo quasi in chiusura. Io una cosa ve la volevo chiedere. Prima vi chiedevano chi vi ha ispirato, però ultimo giro, Drigo, Mac, Pau. Adesso dicevamo, ovviamente, il vostro nome deriva da Ei Negrita e Rolling Stones, ma dovendo dire qualcosa che avete ascoltato più di recente, qualcosa che ascoltate adesso, rock, non rock, c'è qualcosa di nuovo che apprezzate e che magari potrebbe ispirarvi? Silenzio. Ispirare forse no. Ispirare non lo so. Che ne so, ad esempio a me aveva colpito l'album, il primo album di Billie Eilish, mi era piaciuto perché in qualche modo, pur essendo lontana dall'universo rock vero e proprio, anche da quelle sonorità, in qualche modo nell'attitudine, ma anche nella creatività così... così particolare, che miscela tantissime influenze prese da musiche prese dagli anni 70, anni 80, anni 90, contemporaneità, mi era sembrata davvero un artista molto promettente, mentre invece con quest'altro album, ovviamente il secondo album, come dice qualcuno, è sempre più difficile nella carriera di un artista. E non si è confermata, quindi è anche, va detto che aver provato a scrivere durante il lockdown è stata una scelta molto coraggiosa per tanti colleghi. Noi ad esempio non ce la siamo sentita. L'angoscia che abbiamo vissuto giorno per giorno per così tanto tempo, inevitabilmente sarebbe finita nei contenuti, nelle parole soprattutto, quindi a volte bisogna sapere anche fermarsi. Un artista che mi piace, ma non so se può essere così di influenza, però un artista che mi piace senz'altro a me è John Mayer, è un diciamo chitarrista, songwriter americano, poco conosciuto in Italia. È un chitarrista che non ha l'ambizione di essere, diciamo, di portare sonorità necessariamente nuovissime, al tempo stesso è davvero un bravo songwriter e in qualche modo continua una tradizione, pur essendo effettivamente a tutti gli effetti un contemporaneo, pur essendo appunto un musicista che in qualche modo porta avanti un filo conduttore che esiste da tanto tempo, porta avanti... Le sue influenze partono senz'altro dal blues, poi c'è anche il pop, però a me piace, mi piace ascoltare la sua musica. A me sì, tra l'altro aveva detto i Rolling Stones a Roma, lui al Circo Massimo, non so se c'eravate anche noi, sì. Tra l'altro quel concerto là di Rolling Stones fu straordinario, fu pazzesco. Sì. John Mayer aprì il concerto e fu favoloso. Sono arrivati i Rolling Stones e l'hanno veramente, sono stati un treno in faccia per John Mayer. Risultare veramente un pischellino, nonostante il concerto di John Mayer era stato bellissimo. Sì, bello, sono d'accordo. Sono saliti loro e davvero lo hanno completamente travolto. Quel concerto è stato pazzesco degli Stones. Sì. Io se posso aggiungere qualche ascolto mio.
Cioè, sì. Ascolto mio, no, il primo è un ascolto comune nostro di Negrita, insomma, risale ormai a 4-5 anni fa, anche se continuiamo ad ascoltarli, anche se come Billie Eilish, diciamo, hanno avuto un exploit mostruoso, poi piano piano la qualità è un po' scesa, sono i 21 Pilots. I 21 no. Pilots ci hanno, eccolo, guarda, Cesare c'ha il primo, il secondo, il terzo, anzi, album in mano. Ecco, i 21 Pilots sono, ci sono piaciuti molto perché sono stati, diciamo, in piena epoca digitale, di musica digitale, elettronica, sono stati una bella scintilla di novità, perché attitudine molto rock, anche se è un duo, cantante che suona basso, pianoforte, più che altro ukulele, e un batterista, sono solo in due, però una qualità compositiva e di arrangiamento mostruosa. Io e Mac siamo andati anche a vederli a Bologna, è stato un bellissimo concerto. Ora si sono un po' ripiegati su se stessi e questo mi dispiace molto, perché quando trovi qualche novità che ti piace tanto vorresti che facessero un disco meglio dell'altro. E l'altro artista che seguo da un paio d'anni così è Granson, è un canadese che vive negli Stati Uniti, ha fatto un po' di pezzi, perché parlare di album non si può più, perché ormai, diciamo, nei millennial non esiste più il formato album come lo concepivamo noi. Però è un ragazzo che fa mischiare benissimo il blues, spesso il blues con l'elettronica, con il folk, ed è, diciamo così, avrà 28-29 anni, comunque che è bravo, lo si capisce, anche perché comunque il suo maggior successo, che è Blood Water, è stato remixato da Tom Morello, e nell'album nuovo di Tom Morello lo ha chiamato come ospite, quindi, diciamo, è nata questa amicizia. Morello non suona solo con Springsteen, con Rage Against the Machine, ma anche con Granson. Queste sono, diciamo, le cose che mi hanno colpito di più. Sì. Poi ci sono delle canzoni che mi piacciono, ma non troppi artisti. Mac vuoi chiedere il giro? Prima dei 21 Pilots, che sono stati veramente una realtà che nel nostro ultimo album di inediti è stata fondamentale, è stato un ascolto comune che ci ha accompagnato durante tutto un viaggio attraverso gli Stati Uniti, dove abbiamo composto Desert Yacht Club, e mi ricordo che in furgone ascoltavamo spessissimo. E altre cose, io ultimamente sto ascoltando tante canzoni qua e là, ma di cui veramente faccio fatica anche a ricordare i nomi, perché giri, fai zapping su Spotify e trovi tanta roba che ti piace, ma è difficile collocarla, così sono tanti nomi. Va bene. Siamo un po' disperati, capito? Siamo un po' disperati. No, invece siamo quasi in chiusura. Vi chiedo proprio l'ultima cosa: adesso quali sono i prossimi impegni? Un tour? Scriverete canzoni nuove? Insomma, riprendiamo il giro, Drigo e poi gli altri. Siamo abituati alla routine, per cui esce un album e hai davanti 2 anni e mezzo di lavoro su quell'album. Questo album, sì, invece arriva, è, diciamo, il documento che sintetizza, chiude invece il lavoro di più di 2 anni e mezzo, quindi, sì. Ed è soprattutto la registrazione di un concerto, quindi le cose in questo senso vanno un po' al contrario. Questo album, che è un album nuovo, che a noi piace tanto, chiude anziché aprire una 2 anni di lavoro, la chiude, quindi un documento. Tutto sommato, durante il lockdown c'è stato da patire molto, ma c'è stato anche da capire che questa band, queste persone sono in corsa su un treno che non si ferma mai da più di effettivamente 25-26 anni. Ci sono le famiglie, ci sono tante cose che magari avresti voluto fare, ma non sei mai stato padrone del tuo tempo, appunto per quasi 3 decenni. Quindi abbiamo un album di cui siamo soddisfatti, appena uscito, ci siamo dati un rompete le righe per un po' di tempo. Io aggiungerei che abbiamo anche interessi altri, sempre legati alla musica, ma un'avventura che è in corso d'opera ormai da 5-6 anni. Stiamo costruendo
nella nostra città assieme a gente che si occupa di musica, quindi alla Woodworm, che è un'etichetta che ormai conoscono tutti, perché è l'etichetta di Motta, di Zen Circus, di Rancor, di tanti altri, che è un'etichetta indipendente arretina. E un festival, c'è anche il Mengo Festival, che ormai sono 11-12 anni che ha sostituito Rezzo Wave. E, diciamo così che insieme a queste persone stiamo costruendo un progetto legato alla cultura e alla musica, che avrà una sede nell'ex mercato ortofrutticolo. Ci stiamo lavorando incessantemente, ripeto, da 5-6 anni, quindi siccome è un'impresa ciclopica e anche un po' utopica, noi prossimamente, nei prossimi 2 anni, avremo tantissimo da mettere la testa sopra questa avventura, perché è veramente una cosa da sognatori, e credo che se non ce la possiamo permettere adesso, che abbiamo 27 anni di carriera, diciamo, consolidata dai dischi, ma in realtà molti di più alle spalle, e 10 dischi di inediti, DVD, live, tournée in tutto il mondo. Ecco, adesso è anche venuto il momento di tirare le somme e in qualche modo lasciare una piccola eredità alla nostra comunità, alla nostra terra, che però è solo un punto di partenza, perché abbiamo ambizioni che andranno ben oltre la provincia, insomma. Quindi questa è una cosa che faremo tutti noi Negrita, nel senso, siamo tutti e quattro, noi tre più Barbacci, che è il nostro produttore manager, che è un Negrita. Siamo tutti coinvolti in questo processo di creazione, quindi insomma, di cose da fare ce ne sono. Quando arriverà la musica, cosa che in questo momento non mi appartiene, perché sono vuoto di musica, e non lo dico sicuramente con orgoglio, anzi con molta preoccupazione, quando arriverà la musica faremo musica. Bene, va bene, detto questo io vi ringrazio, siamo in chiusura, Gem TV Music Room, ci potete seguire, rivedere quando vorrete, quante volte vorrete, su Facebook, YouTube e Twitch di Gem TV. Ringraziamo Rockall, partner di questa edizione. L'appuntamento è per lunedì prossimo, 6 dicembre, in cui parleremo di Led Zeppelin, perché l'8 novembre erano i 50 anni dell'uscita di Led Zeppelin 4, poi c'è un documentario Becoming Led Zeppelin in arrivo, e poi c'è, volendo, anche l'album di Robert Plant ed Alison Krauss. Vi posso già dire che ci sarà ospite Nick Chester, da molti conosciuto come frontman dei Jet, ma anche con una carriera solista. Condurrà Jessica Testa. Io ringrazio Luca Garrò, ringrazio Mac, Drigo, Pau, ringrazio Negrita, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, e l'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre qui, Gem TV Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.